Ieri con il reset è arrivata anche la prima quest esotica di questa nuova stagione, il Verità. Lo sapevamo già, era prevista da roadmap e quindi eravamo lì tutti pronti ad andarla a prendere. Noi eravamo insieme su Twitch, l'abbiamo presa in due tranche perché abbiamo dovuto necessariamente fare pausa per la cena, ma conoscendo gli step è una quest che si fa in un paio d'ore massimo. Una quest abbastanza facile, dove c'è stato solo l'intoppo di rintracciare i vari frammenti in diretta, ma conoscendo le posizioni ci si mette veramente poco. Allora partiamo, come si starta la quest? Per prima cosa, purtroppo questa è una quest esotica esclusiva del DLC, quindi bisogna avere per forza l'annual pass per prenderla, perché il primo step è quello di completare il serraglio, che è la nuova modalità appunto di questa stagione. E sì, c'è anche un nuovo boss questa settimana che ha meccaniche molto easy rispetto a quella scorsa. Basterà usare le palline che lasciano cadere i mob per togliere lo scudo al boss e poi meltarlo con tutto quello che avete. Se riuscite a farlo in un giro solo, vi riuscirete inoltre a prendere anche il trionfo segreto di questa settimana, che vi permetterà di guadagnare altri imperiali. Anzi, in descrizione vi lascio il video sul serraglio se per caso vi serve ancora qualche informazione. Quindi, primo step fatto, a questo punto la quest ci chiederà di andare a parlare con Petra sulla città sognante, che ci darà il semplice compito di prendere la cassa della sfida ascendente, che questa settimana si trova alla Baia dei Desideri, il primo settore perduto allo spawn della città, che sarebbe poi la sfida dei salti nel vuoto con le maliarde alla fine. Per farla, vi ricordo, avrete bisogno della tentura della regina, anzi ve ne serviranno un po' per questa quest, quindi fatevi una bella scorta. Per fare lo step della quest potete fare la sfida ascendente anche senza taglia, perché non è necessaria. Dalla cassa della sfida riceverete il pezzo più lungo della quest, che è quello dei frammenti di mappa. Bisogna trovare 4 frammenti di mappa da individuare grazie all'indovinello che c'è scritto sempre sulla quest, che sono abbastanza semplici. C'è una scorciatoia però per tutto questo, almeno fino a ieri, e bisogna vedere se è un bug oppure una cosa voluta. Se tornate da Petra dopo aver fatto questo step, lei avrà tra le sue quest abbandonate tutte e 4 i frammenti di mappa già pronti da raccogliere senza doverli andare a cercare in giro. A me è sembrato molto strano, però fate un tentativo se magari ancora non l'hanno sistemato. Però andiamo a vedere come si completa normalmente questa quest. Non andate via dalla città sognante in questo momento, perché per il primo frammento avrete bisogno di essere in stato ascendente. Sfrutterei appunto quella appena usata per fare la sfida, così da non sprecarne altre. Tornate alla Baia dei Desideri e andate in fondo alla seconda roccia con l'albero. Qui, se sarete ancora in stato di ascendenza, vedrete delle pedane che vi porteranno ad una cassa segreta. Ora, purtroppo io ho registrato senza tintura, ma le piastre sono facilmente visibili da questo punto sulla mappa. Qui troverete appunto il primo frammento. Secondo frammento della mappa, dovrete andare alla riva contorta, il gettito di Saturno è la vostra destinazione per la precisione, e dovrete entrare dentro la nave dell'alveare dove avete combattuto con il plagiamente. In fondo al percorso, invece del plagiamente, troverete un orco che naturalmente dovrà essere ucciso per prendere il secondo frammento. Terzo frammento, Nessus. Qui in realtà ci sono diversi forzieri e penso che uno valga l'altro. La taglia dice di prendere quello dietro alla cisterna, che si trova proprio dietro la grande cisterna o struttura Vex o colonna, insomma la grande struttura che c'è su Nessus. Dietro di essa troverete le piastre ascendenti da scalare, e sì, anche qui dovrete usare la tintura della regina per vederle, o altrimenti noi conoscevamo quelle vicino alla nave di Calus, sempre su Nessus, e ci ha dato comunque il frammento, quindi penso che qualsiasi pedana ascendente o cassa ascendente che c'è su Nessus si può prendere. Manca l'ultimo frammento e si tratta di fare un semplice cala la notte. Quanto pare basta farne uno, noi abbiamo fatto la Tanakawa con l'infame alla fine, ma qualsiasi cala la notte farete, sicuramente dopo aver ucciso il boss vi ricompenserà con il frammento. A questo punto abbiamo tutti i frammenti, non ci resta che completarli per poter completare appunto la mappa. Per completarli sarà molto facile, ci chiederà di uccidere 100 nemici dell'alveare sulla riva contorta, che potrete trovare benissimo nel settore perduto in alto vicino allo spawn del taglio di Socris.
Il secondo frammento ci chiederà di fare 3 cala con un modificatore di almeno 100 livelli di penalità e di fare 60 kill con il lanciarazzi nel durante. È abbastanza facile, vi consiglio di fare 3 speedrun con peso massimo attivo e la penalità a 100, così da trovare più munizioni per i vostri lanciarazzi. Nel giro di 3 cala la notte dovreste riuscire tutti a fare le kill necessarie. Il terzo frammento ci chiederà di tornare su Nessus in stato ascendente ed uccidere nemici in stato ascendente con i lanciarazzi. Anche qui sarà tutto molto veloce, però purtroppo dovremo usare un'altra tintura, a meno che non usiamo quella di prima che appunto abbiamo usato per trovare la cassa. Quarto frammento, quello più complesso, ci chiederà di fare la quest della corsara a terra sulla città sognante. Nel caso vi foste scordati come completarla, ve la spiego brevemente. Per prendere lo step iniziale di questa mini quest dovrete uccidere degli infami sulla città sognante. Prima o poi vi dropperanno la quest della corsara a terra. Uscirà fuori come se fosse un oggetto normale ed il drop non è così raro, quindi basterà andare appunto sulla città ed uccidere degli infami. A questo punto la quest vi chiederà di trovare questa corsara a terra appunto e sarà la quest stessa che vi dirà il luogo dove trovarla nella città sognante. Se andate sopra nella descrizione ci sarà scritto, potrebbe essere il giardino, l'araldo eccetera eccetera. Leggete la quest e andate dove indicato, prima o poi troverete la corsara, ha più o meno un raggio di una ventina di metri, quindi quando siete vicino comparirà sulla mappa. Una volta trovata ed interagito appunto con la corsara uscirà un piccolo boss da uccidere molto semplice che vi lascerà il distintivo. Con il distintivo tornate dalle corsare di fronte al pozzo cieco dentro la caverna e consegnategli appunto il distintivo. Fatti tutti questi step ci troveremo a fare lo step conclusivo della quest dove servirà un'altra tintura per prendere la cassa finale, quindi tenetelo a mente prima di far partire l'assalto. Per fare l'ultimo step vi chiederà appunto di fare l'assalto del vegliante del niente nella sua versione normale, quindi sceglietelo benissimo dalla mappa, però al suo interno troverete degli artefatti che andranno raccolti. Ogni artefatto raccolto vi farà comparire una piattaforma alla fine dell'assalto che vi permetterà di raggiungere la cassa finale con il verità al suo interno. Serviranno soltanto 5 artefatti durante tutto l'assalto, ma ce ne sono molti di più, basterà guardarvi intorno nel durante per trovarli perché sono molto visibili e per niente nascosti. Una volta trovati tutti e 5 vi dirà che il percorso è completato e potrete andare dritti al boss per ucciderlo. Ve ne faccio vedere qualcuno nel gameplay qui sotto di quelli che abbiamo preso noi. Nella sala finale del boss potete finalmente usare la tintura della regina per vedere le piastre. Non ci sarà bisogno di usarla prima, quindi potete usarla benissimo dopo aver ucciso il boss. Fate il percorso con naturalmente le piastre ascendenti e arriverete alla cassa finale con il verità al suo interno. Il nuovo lanciarazzi esotico di Destiny 2 che arriva dritto da Destiny 1 con anche più o meno gli stessi perk, quindi non c'è stato un rework per esempio come è accaduto magari con altre vecchie esotiche. Ha 3 colpi nel caricatore, il che non è male, ma in linea di massima non mi è sembrato così forte da usare in PvE, anzi. In PvP ancora non l'ho provata, ma anche lì guardandomi un po' intorno non sembra questa forza della natura. Torneremo comunque a parlare del verità magari con una recensione dopo che l'ho provata a fondo anche in PvP. Intanto oggi vi ho spiegato come prendere quest'arma, spero come sempre che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate anche voi sia della quest che dell'arma stessa. Vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao.